Il Napoli si riprende i tre punti e lo fa nella maniera migliore, schiacciando il Cagliari in tutti i 90 minuti alla Sardegna Arena, oggi alle 15, dopo una pausa natalizia, che ha permesso al Napoli di rigenerarsi, di riprendere le forze, di ritornare a vincere dopo tre partite che aveva visto. ancora abbiamo visto una squadra deludente, una squadra che purtroppo non era sembrata quella di inizio anno. Un solo punto in tre partite, quelle tra Inter. e Torino e Lazio, partite che purtroppo avevano visto Napoli sottotono a causa soprattutto di vari, di vari infortuni, a causa di palle gol purtroppo non sfruttate, come nella gara contro l'Inter, oppure di un atteggiamento sbagliato, come quello contro la Lazio, o di una mentalità che non ha visto veramente gli azzurri scendere in campo, come quella contro il Torino. Oggi il Napoli torna in campo e surclassa il Cagliari dal primo all'ultimo minuto, dimostrando la sua superiorità fin dall'inizio, tantissime le palle gol create le occasioni create dagli azzurri dal primo all'ultimo minuto hanno dimostrato che il Napoli è lì c'è e dimostrerà il suo valore fino all'inizio fino alla fine del campionato un Zeliski straripante un calciatore che sta dimostrando il suo valore partita dopo la partita che deve prendersi il Napoli sulle spalle perché ha le qualità per farlo un calciatore che deve essere un fuoriclasse lo deve essere soprattutto a livello mentale più che fisico ma non è soltanto Zeliski il lago della bilancia che permette al Napoli di surclassare il Cagliari. Oggi 11 giocatori davvero compatti. Hanno permesso alla, al Napoli di eh, riagganciare il quarto posto in classifica e di superare il Sassolo che ha perso contro l'Atalanta. Sono molte le, eh, le, le risposte che il Napoli e noi, noi, noi giornalisti e tifosi abbiamo dopo questa vittoria del Napoli. Il Napoli risponde alle critiche di tutti coloro che. Avevano voluto massacrare gli azzurri dopo tre partite sottotono, che ricordiamo sono anche figlie dei tanti infortuni in casa Napoli, come quello di Osimen, che dopo infortunio purtroppo è vittima del Covid. Come quello di Mertens, che starà ancora fuori ai box, e come l'infortunio di Kulibali, oggi sostituito da Nicola Maximovic Nonostante tutti questi infortuni, e nonostante anche la pressione derivata da tre risultati inutili, il Napoli vince il Cagliari. Vince il Cagliari sotto ogni punto di vista, potremmo dire, difensivo. Tattico, tecnico, soprattutto di atteggiamento, diciamo di un, di un, di un Zelischi straripante, che potremmo sicuramente poi ehm, aggiungere ad una grandissima prova di Irving Lozano, un calciatore che non è soltanto rigenerato da Gennaro Gattuso, ma è un calciatore che appare veramente diverso tatticamente, ma soprattutto un calciatore che sa offrire ai calciatori qualcosa che l'anno scorso non era riuscito a dare, una mentalità sempre concentrata, visti anche i tanti richiami del suo allenatore ma nonostante questo un calciatore che dimostra di valere i soldi spesi dal Napoli, un calciatore che ad oggi può fare la differenza insieme a Zeliski, che può fare tantissimi altri calciatori che nel loro piccolo si impegnano. E l'ennesima prova oggi infatti di, una, di un Andrea Petagna, che nonostante le basse aspettative dei tifosi riesce sempre ad impegnarsi tutto l'arco della partita, combatte su ogni pallone, fa sponda, aiuta i compagni, li incita, da calciatore che da terza punta si ritrova a dover giocare tutte le partite, e nonostante questo mantiene il suo impegno sempre al 100%. Una difesa compatta, una sola sbavatura quella di Tra Maximovic e Manolas, che purtroppo sul gol di Joao Pedro non riescono ad intendersi. E il Napoli torna sull'1-1, nonostante una partita completamente eh, dominata, e poi riportata di nuovo in vantaggio con una perla di Piotr Zelischi che fa un sombrero. E sul 2-1 porta di nuovo il Napoli in vantaggio. L'espulsione di Licoiannis permette al Napoli di. Portare questi tre punti in cascina che sono fondamentali, diciamo prima che il Napoli da questa partita ottiene soltanto risposte, soltanto pareri positivi perché viene da un periodo difficile e di soprattutto di pressione, dati dai tre risultati purtroppo negativi: un solo pareggio contro il Torino. Quello che ci lascia questa partita è un segnale importante. Il Napoli c'è il Napoli è al quarto posto, ma soprattutto il Napoli deve dare continuità, nonostante l'assenza. Infatti, si è vista una squadra compatta, una squadra che è unita. Nei suoi reparti può dimostrare il suo valore a lungo andare. Gli altri risultati, come il pareggio della Lazio e la vittoria sofferta della Roma oggi, ci hanno dimostrato che un campionato è molto lungo e nulla è perduto, anche perché conosciamo l'obiettivo del Napoli, che è l'obiettivo Champions. Il Napoli deve raggiungere i primi quattro posti in Champions per la qualificazione tanto agognata dalla società, e tutto quello che verrà sarà sempre un di più per il Napoli. A questo proposito, il Napoli oggi non soltanto porta tre punti a casa, ma lascia ben sperare per il futuro, perché nonostante le tante assenze, si dimostra la teoria della cosiddetta coperta lunga. La grande eh, diciamo, disponibilità della Rosa permette al Napoli di potersi giocare ogni carta con qualsiasi giocatore. Nonostante la vittoria, il 4-1, Rino Gattuso concede anche nel finale la prima prestazione e i primi minuti per Rachmani calciatore che sicuramente nel 2021 ci auguriamo che possa diventare un pilastro della difesa e sostituire al meglio magari anche le indisponibilità future di Manolasso Collibalì. Forza Napoli sempre e sosteniamo questa squadra perché anche oggi ci ha dimostrato che vale la sua posizione in classifica.